Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un mendicante dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia», ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ma egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è Signore perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. E dopo il deserto delle tentazioni, dopo la gloria della trasfigurazione, dopo l'annuncio della salvezza che scorre come acqua viva e vivificante, ecco il Vangelo della luce. Dopo la metafora dell'acqua, ecco ci si propone quella della luce, anch'essa connessa con il concetto di vita di cui è espressione. Dopo la samaritana, peccatrice perché appartenente a una determinata categoria sociale, ecco un uomo oggetto di pregiudizi, ritenuto peccatore, condannato alla sua malattia. Il protagonista del racconto è l'ultimo della città, un mendicante cieco dalla nascita che non ha mai visto il sole né il viso di sua madre, così povero che non ha nulla, possiede solo se stesso. Ma Gesù si ferma per lui, senza che gli abbia chiesto nulla. Fa un po' di fango con polvere e saliva come creta di una nuova creazione e lo stende su quelle palpebre che coprono il buio. In questo racconto di polvere, saliva, luce e dita, Gesù è Dio che si contamina con l'uomo dando all'uomo la possibilità di contagiarsi in Dio. Il cieco nato è dato alla luce come un bambino che nasce. L'uomo rinasce con i suoi occhi nuovi e a cui fa eco però una domanda ripetuta: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere come, impadronirsi del segreto degli occhi invasi dalla luce, tutti però con occhi non nati e in grado di vedere realmente. La domanda incalzante indica un desiderio di più luce che abita in tutti noi, desiderio vitale, ma che però in loro non è maturato, è un germoglio subito soffocato dalla polvere della sterile ideologia farisaica. L'uomo cieco nato passa da miracolato a imputato. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da manuale, non interessa la vita ritornata a risplendere in quegli occhi, ma la sana dottrina. Per difendere la dottrina negano l'evidenza, per difendere la legge negano la vita. Sanno tutto delle regole morali e sono analfabeti dell'uomo. Mettono Dio contro l'uomo ed è il peggio che possa capitare alla nostra fede. Ma la gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo che torna a vita piena, un uomo finalmente promosso a uomo, come diceva Don Primo Mazzolari. E il suo sguardo luminoso che passa e illumina, credo che forse possa rendere Dio più felice di tutti i comandamenti osservati. La liturgia di oggi infatti ci invita a essere felici in questa quarta domenica del nostro cammino di Quaresima, domenica in letare. Ma come si fa oggi a essere felici con le notizie tristi che ci stanno arrivando, chiusi tutti in casa e lontani dalla nostra quotidianità? Che luce nuova possiamo dare a questa situazione? Quanto abbiamo bisogno di vederci chiaro in questo momento? Anche questo momento, però, può essere un tempo di grazia per noi e per la Chiesa.
solo se però abbiamo il coraggio di aprire lo sguardo e di lasciarci illuminare. Questo momento che viviamo forse ci porta a chiedere, almeno a me, cosa sia indispensabile veramente nella mia vita. Giovanni indica il cieco nato come metafora per descrivere la fede, che non è credere in qualcosa come i farisei, ma è l'incontro di vita con qualcuno. È solo la fede profonda vissuta nella storia che ci permette di vedere le cose in maniera diversa, riempirle di luce, perché il Signore che passa ci apre ad una luce diversa. Tra i 7 grandi segni del Vangelo di Giovanni, oggi leggiamo un segno che dovrebbe incarnare il cammino quaresimale, è la riscoperta del nostro battesimo, percorso che scandisce la quaresima di questo anno liturgico. È anche bello che Gesù, dopo averci coinvolto e scelti come Davide, si fida a tal punto del cieco nato da lasciare solo questa persona di fronte al mondo che lo accusa. Ma ha bisogno di recuperare la sua autonomia, ha passato la sua vita a mendicare e a disperarsi come un peccatore. Ora ha bisogno di recuperare se stesso, libero e vedente. Dopo la guarigione non lo riconosce nessuno, addirittura neanche i suoi genitori, perché non è più seduto a terra a mendicare, ma in piedi e libero grazie a Gesù. Più libero di quei farisei che sono anche brave persone, ma rifiutano le proposte di Gesù e di cui negano l'evidenza. Dicono solo, Gesù non rispetta il sabato, quindi è un uomo cattivo. Il cieco fa un cammino di presa di coscienza, proprio confrontandosi con chi pensa di sapere già tutto. Prima chiama Gesù uomo, poi dice che è un profeta, alla fine lo chiama Signore. Questa pagina bellissima può essere una chiave di lettura di quello che stiamo vivendo ora. Quello che stiamo vivendo ora è il senso del limite, ha il senso del non potersi abbracciare, del dover cambiare i nostri programmi, della paura e del dolore, e non può essere una cosa solo da superare, ma qualcosa che ci aiuti a capire come abbiamo ridotto la nostra vita. Smettiamola di fare i mendicanti della vita e fidiamoci del risorto. Viviamo questa particolare quaresima come un'occasione che ci aiuti a capire nel silenzio delle nostre case come convertire profondamente la nostra vita. Vivere la Pasqua come culmine di questo cammino quaresimale sarà un incontro nuovo con il risorto che saprà ripeterci con le parole di Paolo agli Efesini: un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Gesù non ci abbandonate, anche se ci lascia liberi di fare le nostre scelte, ma ci viene sempre incontro, soprattutto quando ci sentiamo soli, dandoci speranza e dicendo con amore che il Figlio dell'uomo è colui che parla con te, confermandoci che Lui è stato sempre con noi. Allora diciamo con forza, come il cieco nato, credo, Signore. Ringraziamolo e stringiamoci anche da lontano, tutti come Chiesa, con la consapevolezza del significato dell'essere felici e nella lode al Signore per la luce che dona al nostro cuore e alla nostra vita. Buona domenica a tutti.